Buongiorno a tutti! Oggi sono qui nel Bosco delle Pianelle con il mio amico fidato, Ghost. Buona visione! Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questa uscita, accompagnato dalla mia famiglia, continuerò ad esplorare il Bosco delle Pianelle, una riserva naturale ricca di storia e di posti che non vedono l'ora di essere visitati. Direzione Albero del Capitano. Andiamo a vedere questo posto che sembra vicino. Quando si esce con la famiglia bisogna scendere a compromessi. Sentieri comodi, vicini soprattutto. Ora devo chiudere che mia moglie è in ascolto. Sorveglianza armata? Ghost, hai letto il cartello, no? Non si toccano i conigli. Andiamo, andiamo. Una struttura. Questa è una foggia vecchia. La mancanza d'acqua, soprattutto nei mesi estivi, ha portato alla creazione di un sistema di raccolta e di accumulo dell'acqua piovana attraverso canali, pozzi e cisterne dette localmente fogge. Nello specifico, sono cisterne seminterrate per la raccolta di acqua. Scavate nella roccia e impermeabilizzate con uno strato di calce e bolo, fornivano una valida soluzione all'abbeveraggio del bestiame, ma anche all'utilizzo umano. Sì? Quasi quasi ne approfittiamo per mangiare. Lui si sta riposando, poveretto. Dopo 2 chilometri e 60 metri che abbiamo fatto, si è stancato. Questo è il fornelletto che Diego mi ha regalato. È un ringraziamento e d'obbligo. E dopo aver mangiato ci dirigiamo all'albero del capitano. L'unica mia preoccupazione è se sarà tutta strada asfaltata. Il ritorno penso di farlo tagliando per il bosco, perché non si può venire nel bosco e farsi tutta la strada asfaltata. No, che cosa. Tu che ne pensi, Ghost? Tu ti stai divertendo? Ti stai divertendo?
Sì? Guarda, va tutto sporco, stai. Pentima del cavallo, sentiero 11. Noi siamo qui. L'albero del capitano dovrebbe essere qui vicino. Vediamo un attimo questo... Cos'è? Punto panoramico. Punto panoramico e albero del capitano. Il Bosco delle Pianelle è un luogo ricco di biodiversità. Non si può non notare, per esempio, questo gigante verde chiamato Albero del Capitano, un enorme esemplare di leccio nato nel mezzo di tre sentieri. Tornando indietro, vediamo di passare... C'è un punto panoramico, vediamo quello giusto per concludere in bellezza la giornata. Fare il ritorno, com'è l'andata? Non era cosa. Voglio un po' di strada non asfaltata. Così. Abbiamo beccato un sentiero, dovremmo tagliare la maggior parte della strada asfaltata. Vediamo. Abbiamo imboccato un sentiero delle mountain bike. Vediamo dove arriviamo. Lì in lontananza si vedono dei tralicci. Wow! Speriamo sia aperto. È chiuso, peccato. Mi sarebbe piaciuto salire sopra e dare un'occhiata. Quello dovrebbe essere il punto di osservazione indicato dalla mappa. Ora noi giriamo di qua e dovremmo riallacciarci al percorso. E dopo aver fatto ben 7,5 km, visto l'albero del capitano, il punto panoramico, e aver mangiato un qualcosina, certo, punto dolente di questa uscita è stato camminare sull'asfalto. Un'uscita come si deve essere fatta sulla terra. Va bene, non tutte le uscite sono uguali. Detto ciò, ormai siamo arrivati alle macchine, mettete un like al video, commentate, fatemi sapere se anche voi avete visto questi posti, se avete fatto altri percorsi, perché ci ritornerò. Voglio fare, non dico tutti, ma buona parte di questi percorsi, perché il Bosco delle Pianelle ha tantissimo da offrire. Possiamo pure organizzare un'uscita se volete, eh? Fatemelo sapere e ci vediamo alla prossima avventura. Perché? Dove andrò? Dove andrò? Ma andrò. So che ci andrò. Ciao ciao! Ciao ciao!